Grande successo per il Choco Day ieri a Giovinazzo, aspettando la 26esima edizione dell'Eurocioccolate a Perugia dal 18 al 27 ottobre prossimi. Un contributo alla promozione di un consumo responsabile e di uno sviluppo sostenibile della filiera cacao-cioccolato. Vediamo. Si è tenuta a Giovinazzo il Choco Day, la giornata internazionale dedicata al cibo degli dèi, istituita nel 2005 e promossa da Eurochocolate, dal titolo Attacchiamo dolci bottoni per Scarmagno. Una data, quella del 12 ottobre, per celebrare la scoperta dell'America e del cioccolato, in attesa dell'apertura della 26esima edizione di Eurochocolate a Perugia. Una delle poche volte dove entri in una sala e trovi tutti d'accordo. Perché non c'è stato uno dei partecipanti che non gradisse quello che è stato il sentimento, ma soprattutto il contenuto della serata. Perché quando alla grande tradizione, che è quella della pasticceria, nel caso specifico della famiglia Giotti, ci aggiungi anche il contenuto dell'innovazione, con tecniche anche moderne, però sul solco di una storia antica, il risultato che viene fuori è un risultato eccezionale. E io voglio ringraziare Nicola, perché con questa sua competenza ci sta aprendo un mondo che noi conoscevamo in parte, perché il mondo del cioccolato in realtà è anche un grande mondo fatto di comunicazione fra territori. Ci sono iniziative importantissime come Eurochocolate che dimostrano che un prodotto non solo non è un prodotto di nicchia, ma è un prodotto che veramente ha un mercato importante, e quindi noi seguiremo questa strada, cercando di essere al fianco di chi come Nicola ha la competenza giusta. Patrocinata dal Comune di Giovinazzo e dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo, quella di ieri sera è stata una serata con lo scopo di approfondire la cultura del cioccolato di alta qualità, capace di tutelare i valori etici e sociali legati alla produzione, ma col fine di devolvere il ricavato al reparto pediatrico dell'ospedale di Ivrea. Stiamo vivendo una 3 giorni dedicata al cioccolato. Insieme avremo un'attività di solidarietà perché metteremo all'astra dei simpaticissimi animaletti di cioccolato aerografati per l'ospedale di Ivrea, in particolar modo per il reparto pediatrico. Oggi abbiamo fatto una bella attività con i bambini, coinvolgendoli dal punto di vista sensoriale, ovviamente mangiando tante golosità. Siamo particolarmente contenti perché questa iniziativa ha anche uno scopo benefico e quindi diciamo è gemellata con Scarmagno, un comune nel torinese, e all'ospedale di Ivrea saranno devoluti all'oncologico tutti i ricavi della vendita di alcuni biglietti per delle statuette di cioccolata realizzate dalla pasticceria Giotti. Pasticceria Giotti.